Uno, due, tre. Ciao a tutti, benvenuti in questo... Allora, benvenuti in questo nuovo video. Questa è mia madre, non so se la conoscevate, credo di sì. E niente, oggi siamo qui per fare un video insieme. L'inquadratura è cambiata perché si è scaricata la reflex. Comunque, stavo dicendo che ci faremo delle domande, alcune aperte, altre con delle opzioni prevedibili, perché sono in base ai gusti di una e dell'altra. Quindi di conoscenza. Esatto, poi alla fine di cultura generale vedremo chi conosce meglio l'altro, insomma. Prima domanda, vabbè. L'ultimo regalo che ci siamo fatte. Io lo so ovviamente, ed è quello che ci ho fatto per l'onomastico, per Sant'Adele, che è stato il ciondolo di Pandora, insieme a Gaetano però. Amore. Tu? Sentiamo, vediamo i tuoi ricordi. Così sì! Allora, le scarpe, la maglietta, quale il giubbino, maglietta? Tutto, di tutto e di più, il giubbino bianco, la maglietta. Vabbè, sì, il giubbino, consideriamo. Le scarpe, tanti, tutti i giorni, troppi. Ok, va bene, dai. Troppi. Il capo che vorreste vedere che l'altra indossasse? Abitini, scamiciati. Oppure un taglierino con la camicia, la giacchetta, pantalone siretto stretto. Vorrei che mia mamma mettesse i jeans strappati larghi con gli anfibi sotto e le magliette corte sotto. Un ippopotamo. Vabbè, è che soprattutto una cosa che vabbè non c'entra, che portassi gli zainetti, che non porti, però ti stanno benissimo, tipo quelli che porti in pelle. E che ti facessi... Però volevo comprare adesso. Pure io. Che ti facessi l'acconciatura ai capelli. Genere di musica preferito dell'altro. Come si chiama il genere di One Direction? Ma no, preferito in generale... No, allora... Ah vabbè, allora, intanto i cantautori italiani. No, mamma, devi dirmi il genere. Il genere. I generi sono trap, rap, hip hop, pop, country, pop country. Ok. E tu io? Quella che ballata dance, reggaeton, quelle cose lì. Spagnole. No, non mi piace, sono Enrique Iglesias. No. Ma che c'è? Tra quelle sono belle perché si possono sono ballare. Ritmate. Però mi piace. Vabbè, cantautore pure tu. Anche trap. La trap. Ancora non si dice trap o trap, mi sa trap, però vabbè. Poi questa parte la cancelliamo. No, questa parte. Mostriamo la nostra ignoranza in campo. Però abbiamo capito bene, comunque a me la musica piace tutta. Un ricordo insieme non è giusto o sbagliato, devi dire un ricordo insieme. Un ricordo insieme? Quando eri piccola ne ho così tanti. Quando io non mi ricordo niente di te, invece ricordo la nonna e zio, ma di te no. Abbiamo vissuto in simbiosi, appiccicate. Sì, vabbè, ma... No, scherzo. E meno male. Per esempio? Ecco, però non è che è proprio con te. In generale, quando siamo andati a Ruggero a pescare tutti insieme, abbiamo fatto la grigliata in spiaggia. Tutto qua. Ma perché io sono diventata più simile a te nel corso del tempo. Io quando andavo in bici non venivi. E quindi io ti collego a quello, capito? Cioè, capito? Ah, vabbè. Vabbè, poi vabbè, per esempio... Ti ho accompagnato a tutte le tue manifestazioni. Cose, ero sempre te, presente. Ti all'asilo che mi facevi le foto, tutte le recite. No, e dove ero io? Dove eravamo? No, questo sì, questo di sì. Che parliamo? Sì, praticamente la vita insieme. Ok, raccogliere i fiori a Ruggero. Meno male. Vabbè. Ciò vuol dire che li hai vissuti così intensamente che per te sono la normalità. Sarebbe stato diverso, ecco, qualche flash di ricordo perché ero una mamma assente. Il piatto preferito dell'altra? Pasta al forno, marina. E tu gnocchi al sugo, secondo me. A ragucio, esatto. Cosa cambiere? Un difetto che cambieresti nell'altra? Disordine. L'approssimazione. Uno, detto! Due. Uno. Allora, facciamo prima se dico i pregi. Uno di difetto. Un difetto. L'approssimazione. Ok. E il disordine. Uno! Io. Devi scegliere prima di tutto. L'approssimazione. Ok. Di te invece, cioè, non è che è esatto un difetto. Cioè, non è proprio un difetto il tuo. È proprio una cosa più grande. Cioè, è proprio un limite mentale. Cioè, che hai l'abilità e la fantasia da una piccola cosa di creare il putiferio. Cioè, per esempio... Io sono un terremoto, un non lo so, c'è la piuma del piumone che cade a terra. Hai sporcato la camera! Ma se dovessi sottolineare... Basta, questo è il difetto. Chiudiamo, va bene, stendiamo un velo pietoso. La cosa che vi piace di più dell'altra?
che mi piace più di te, tutto? No. Ah, mamma! Allora, vabbè, devo essere più precisa. Una cosa, la creatività. Ok, invece di te mi piace l'essere, come si dice, espansività? Espansione. Espansione non si può sentire. Vabbè, il fatto di essere espansiva, ma non solo con me, tipo a livello che sì, vabbè. Ci sei? A livello organizzativo, tipo a livello di gruppo, capito? Allora, acqua o terra come ambiente? Terra. Tu te. Io terra. Tu acqua. E perché hai detto terra? Scusa, no, mi sembrava che mi stessi facendo una domanda, punto. No, beh, che fosse rivolta a me. No, per te il tuo ambiente naturale acqua. Ok. Mare, e oceano. Tu vabbè terra. Terra. Invece per quanto riguarda animali, mare o terra? Tu terra. Tu mare. No, terra, il lupo, il cavallo, i leoni, questo. Certo. Su di mare? No, so che ami il mare. Come ambiente, però come animali, a livello proprio di mondo animale, giusto. Mi piace il mondo terrestre. Ho sbagliato. Tu pure. Ok. O no? Non sai manco nuotare, no, è ovvio che sì. Ma se ti ho insegnato io. Ma nove! Allora, nome maschile e nome femminile preferito. Tipo, che ne so, se non mi avessi chiamato... Ah no, sì. Se tu non mi avessi chiamato Marina, il tuo nome femminile preferito te lo devo dire io e tu il mio. Allora, secondo me... Ho capito. Maschile Francesco il tuo? Palese, mamma mia come sei scontato. Femminile... Dove stai andando? Aspetta, ci sono messo femminile. Sandra. Come ti vedo di me? Davvero? Sandra, per esattezza. Sandra. Perfetto. Come ti avrei chiamata? No, no, proprio a livello di nome maschile e nome femminile. Ce l'hai un nome preferito, capito? Questo dico. Io sì. Francesco e Alessandro. Ma pure Francesco e Francesca. Vabbè. Francesca a me piace tantissimo. Vabbè. Ok. Invece il tuo nome preferito? Femminile. Facile. Cioè, oddio, non è per niente facile, però l'ho detto in un sacco di video. E ho detto anche che se non mi chiamassi Marina, vorrei chiamarmi, mi rappresenta, perché anche un aggettivo. È un aggettivo. Quanti nomi ci sono aggettivi? Quanti nomi ci sono? Non lo so, non lo so, non ho conoscenza del tuo gusto in merito ai nomi. Non ti piace? No. Vabbè, a me sì. Ok. È maschio? Selvaggio? Tipo, no. No, ce ne sono tanti, ma cioè, molto di più io. Maschili però ce n'è uno in particolare che è sicura... Se avessi un figlio, cioè un maschio, lo chiamerò sicuramente così. Francesco. Ma no, allora non è scontato per niente, penso che io non ho nemmeno un amico che si chiama così e tu non hai nemmeno un amico che si chiama così. E quindi proprio non lo so. Dai, per favore, inizia con la A. Alfredo. Alberico. No. Cioè non è proprio, c'era, ha una parte del corpo molto famosa. Aristotele. Non c'è niente. No, stavo seguendo il mio ragionamento. A, finisce con la E. Antilope. Nome di animale. Che rendi. Non è un nome di animale. Non lo so, non ne ho idea. Achille. Ma no, Maria. Che selvaggia è Achille. Ma no. Mamma. Perfetto. Oh, sto impazzendo. Per esempio, invece di femmine ce ne sono molti più tipo Nefertiti, Afrodite. Cioè, ma ci sei arrivata. Alaska. Te l'ho sempre. Celeste. Beh, Celeste. E io li chiamerei, questi quattro figli e femmine li chiamerei Nefertiti, Afrodite, Alaska e Selvaggia. Pure di maschi mi piace anche Azul. Azul? Perché era il piccione della principessa. Azul! Mamma mia. Vabbè. Azzurro. Vabbè, andiamo avanti. Se facessi un viaggio, dove andrei? Nel senso tu e io sempre. Allora, io? Tu in Africa. Brava! Cioè, nel senso... Sì, io lo dico sempre, quindi no, stiamo parlando di un viaggio che vorrei fare sicuramente, non Londra. No. Non ne ho proprio idea. E lo vedi che non mi conosci per niente. Manco tu i nomi. Cioè, ti fanno pure cagare. Cosa dobbiamo dire? Grecia? Ma quando mai hai detto che vuoi andare in Grecia? Lo stiamo te lo stai inventando mo'. Grecia? In Corsica vuoi andare? Ma anche no. Grecia, Croazia e Spagna. Punto. Vabbè, ci sa, però non ne hai detto. Cioè, ma come? No, parlo sempre con mamma? In Spagna io tornerei, porca miseria. In Spagna tornerei, proprio sì, assolutamente. Andiamo avanti. Il gusto di gelato preferito dell'altra? Facile. Tu e nocciola. Okay. Il mio? Pure. Brava! Il capo d'abbigliamento preferito dell'altra, che può essere anche un accessorio tipo borsa. Allora, il capo di abbigliamento preferito da Marina sono... I jeans. No, è facilissimo, è la cosa le che... Le borse.
No, è la cosa che sono più felice di comprare quando lo dobbiamo comprare insieme. Le scarpe? Le scarpe. Non è abbigliamento, è un accessorio. Ti ho detto accessorio. Ah, infatti io pensavo e perché anche le scarpe. Ecco. Accessorio preferito? Non si vedono. È accessorio preferito a livello, intendo, di gioielli, tipo orecchini, collane, bracciali, anelli. Tu? Oddio, è difficile. È molto difficile. Anelli? No. Collana? Bracciale. Cioè, la cosa che a me fa più schifo in tutto l'elenco, che non metto mai, vabbè, è la mia. Tu, anelli? Brava, molto bene. E la stagione preferita? La tua. Wow. Cioè, aspetta, la tua è inverno? No. Come no? La primavera? No. L'autunno? Yes. Cioè, ma sempre lungo. Se io dovessi fare un elenco, la tua preferita è la mia ultima. Devo ragionare così. La tua è l'estate. Ovviamente. No. Ultima. Vabbè, per la canzone. Che tipo di rapporto abbiamo? Un aggettivo, devi dire. Allora, ma devo dire io quello che tu pensi di me. Non di te, del rapporto. È un rapporto sereno. Tu diresti che hai un rapporto con me sereno. Io dico, invece, cosa direi? Del rapporto che ho con te, te l'ho proprio sereno. Beh. Ma cioè, oddio, io non direi sereno. No. E grintoso! Oh! Perfetto come aggettivo, perché? Io mi accordo su tutto. No, grintoso vuol dire che prendiamo tutto appunto. Con quanto litighiamo e ci mandiamo a fare. Però quando vogliamo esprimere felicità, è tanta felicità, è vero, non è sereno, tipo. Vabbè, non l'abbiamo azzeccato nessuno. Come è andata? Tutto a posto. Quello è sereno. No. È proprio. Capite? Sì. Molto più. Ecco, è stato un piacere. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo presto su questo canale. No, devi fare così con la mano, devi fare ciao! No, non così. No, che devo fare? Devi fare ciao. No, devi avvicinarti per chiudere, proprio con la mano là. Ok, brava.